Mister Benedetti, è arrivato il primo punto per la Baldaccio Bruni in casa contro il Foiano. C'è però un pizzico di rammarico per il vantaggio arrivato nei primi minuti, anche perché nella ripresa tante occasioni non sono state sfruttate. Sì, c'è molto rammarico perché comunque la prestazione è stata discreta. Purtroppo è un momento così dove facciamo fatica a concretizzare le occasioni che creiamo e subiamo gol in quelle poche che in questo momento concediamo, perché oggi la squadra comunque è stata bene in campo, ha concesso poco, ha creato molto e penso che la vittoria era meritata. Però è chiaro che quando crei tanto devi concretizzare, devi essere più cinico, più cattivo sotto porta. È il problema un po' che abbiamo in questo momento. Domenica scorsa uguale, e abbiamo perso la partita sull'unico tiro in porta che abbiamo concesso dopo aver creato 10 occasioni da gol. Ora dobbiamo essere fiduciosi, perché quando la squadra crea vuol dire che i valori ci sono, però dobbiamo migliorare alcune cose che ci permetteranno di fare il salto di qualità. Momento decisivo proprio a inizio ripresa, quando Quadroni ha avuto l'occasione anche per il raddoppio. Sul rovesciamento di fronte invece è arrivato il pareggio, quella famosa legge non scritta, insomma, del gol mancato, gol subito, anche se poi gli episodi, insomma, raccontano ma non dicono quanto la Baldaccio ha spinto. Sì, ma noi abbiamo spinto tanto, abbiamo creato tanto, abbiamo avuto l'occasione già nel primo tempo per andare al doppio vantaggio, dove è stato bravo il loro portiere. Abbiamo avuto l'occasione di Quadroni inizio secondo tempo, abbiamo avuto altre occasioni, quella mischia col tiro, mi sembra, di Guerri, dove il portiere ha fatto un intervento incredibile. È un momento così, dobbiamo continuare su questa strada, migliorare alcune cose che sappiamo che dobbiamo migliorare, e sono convinto che possiamo far bene. Domenica prossima il secondo impegno casalingo consecutivo. Sì, domenica prossima abbiamo la Bucinese, squadra molto ben attrezzata, ma se noi siamo questi possiamo giocarcela con chiunque. L'abbiamo dimostrato fino adesso e l'abbiamo dimostrato anche nel precampionato. I valori ci sono. È un momento dove non riusciamo a concretizzare, come ho già detto prima, ma dobbiamo continuare, dobbiamo crederci ancora di più, perché il miglioramento è alla nostra portata. Possibilità, anche se ancora ovviamente presto, però di rivedere in campo qualche infortunato, oltre al rientrante Rosati che avrà scontato il terzo turno di squalifica. Ma sì, Rosati sarà a disposizione sicuramente. Ora vediamo tra Poponcini e Zurli chi riusciremo a recuperare. Ora abbiamo anche l'impegno di mercoledì in Coppa Italia. Vediamo, ecco, sarebbe importante recuperare tutti per avere comunque anche più possibilità e più alternative di scelta. Contrasto tra risultati e prestazioni, il bicchiere è mezzo pieno o è mezzo vuoto? Ma direi mezzo vuoto, perché fino adesso la prestazione c'è quasi sempre stata, a parte un momento della partita, della prima partita col Montevarchi, però anche domenica scorsa abbiamo creato tanto. Prestazione c'è sempre stata, c'è stata anche oggi, alla squadra non posso imputare niente se non un po' più di cattiveria in certe situazioni, ecco, però prestazione c'è sempre stata.